Un gol di Niccolò Mercuri al 93esimo ha deciso la sfida tra Baldaccio Bruni Anghiari e Sport Club Asta, valevole per la 19esima giornata del campionato di eccellenza toscana Girone B. I biancoverdi di Baldolini, squalificato, e ne panchina c'era Comanducci, hanno così riscattato il KO dell'Epifania e con la settima vittoria stagionale si sono portati a più 6 sulla zona playout. La formazione senese di Bartoli invece ha riassaporato l'amaro sapore della sconfitta dopo 45 giorni di imbattibilità ed è rimasta inchiodata a quota 18. A partire meglio sono i padroni di casa che si rendono pericolosi dopo 9 giri di lancette con il colpo di testa di Boriosi che fa la barba al palo della porta difesa da Anselmi. Al 21esimo il numero 9 della Baldaccio ci riprova e questa volta sul suo destro ci vuole la parata in tuffo del numero 1 dell'asta per allungare la palla in corner. Al 37esimo bella giocata di Mercuri che libera il destro di Boriosi che però sporcato da Grassini finisce facile preda di Anselmi e così il primo tempo si chiude sul risultato di 0-0. Ad inizio ripresa al 52esimo c'è spazio per le proteste locali per questo contatto in area tra Di Renzone e Boriosi, ma per l'arbitro del match, Margherita Fioravanti di Firenze, non ci sono gli estremi per concedere il penalty. Al minuto 59 sulle belle cross dalla destra di autorità, Mercuri di testa non riesce a trovare la porta. 4 minuti più tardi si fa vedere in avanti per la prima volta l'asta e sulle cross di De Patre è decisivo l'intervento di Piccinelli che riesce ad anticipare sia Mazza che Dieme. La Baldaccio protesta ancora al minuto 80 quando Di Renzone interviene così su Pedrelli, ma anche in questa circostanza l'arbitro Fioravanti non concede il calcio di rigore. I biancoverdi continuano a spingere e al 90esimo sulle cross di Sbardella Mercuri è brava ad anticipare tutti, ma non riesce ad inquadrare lo specchio. Il numero 10 della Baldaccio però si rifà 3 minuti più tardi, quando sul suggerimento dello stesso Sbardelli imprime forza al colpo di testa e batte Anselmi per il gol che fa impazzire di gioia il Saverio Zanchi. Cade dunque dopo 560 minuti l'imbattibilità del portiere dell'asta e così la Baldaccio Bruni Anghiari mette in cascina 3 punti dal sapore dolcissimo.